modello perfetto di brigante è l'attore Ernst Borgnin, il quale interpreta assieme a Vittorio Gassman il film I briganti italiani. Lo dirige il regista Mario Camerini, che ha deciso di far concorrenza a Harry Ford con le sue scene western nazionalizzate. Il film narra la storia di Sante Carbone, un famoso brigante. Dopo aver girato le scene della battaglia, terminata naturalmente con la vittoria dei nostri, briganti e bersaglieri brindano assieme al successo del film. Borgnin vuota un boccale dopo l'altro, tanto paga la produzione. Vedendolo bere a sue spese, il produttore pensa forse che è brigante.